Cinema, ma che grande novità, si cantava all'inizio del Novecento, quando apparve questo mezzo diabolico che permetteva di vedere le immagini in movimento. Nel 1908 anche Novara è investita da questa novità. Aprono i primi due cinema, sale ancora molto amatoriali chiaramente, però sono le prime attrattive per un pubblico estremamente incuriosito dall'invenzione dei fratelli Lumière. Sono il cinema ideale e il cinema Eden. Il Teatro Coccia chiaramente capisce, era il suo 20° anno di vita, visto che aveva reinaugurato nel 1888, capisce immediatamente che la concorrenza del cinema è sleale, che attira troppe persone, distrae potenziale pubblico, attratto chiaramente dalla novità di questa diavoleria tecnologica. E quindi deve correre ai ripari, abbassa i prezzi dei biglietti. Chiede e ottiene al comune di non sovrapporre mai gli orari delle proiezioni cinematografiche con quelle degli spettacoli d'opera. Soprattutto chiede e ottiene di poter allestire altri tipi di spettacoli oltre all'opera. Per esempio, incredibilmente, si cominciano a tenere manifestazioni e dimostrazioni pubbliche di oggetti di uso comune. Addirittura una ditta milanese viene a presentare un nuovo modello di aspirapolvere dentro il Teatro Coccia per attirare nuovo pubblico e quindi, insomma, cercare di tenere vivo il teatro. Poi il teatro chiaramente ritroverà i suoi mezzi e i suoi motivi per richiamare pubblico. Però all'inizio del Novecento dovete immaginarvi quanto il cinema riuscì a fare concorrenza al teatro. Forse ancora adesso, però insomma ormai le due strade possono correre parallele e convivere pacificamente. Ma all'inizio del Novecento non era così e quindi anche il Coccia dovette trovare i suoi escamotage.